paio di settimane fa, facendo volantinaggio davanti alla chiesa con Nicoletta Rossi, le ho parlato di questa idea che mi era venuta in mente. Il popolo della famiglia in cammino sulla via Francigena. Sono molto contenta che Nicoletta l'abbia riportato nel suo gruppo questa mattina, mi ha fatto molto piacere. Allora, adesso vorrei entrare un pochino velocissimamente nei dettagli. Perché la via Francigena? La via Francigena è l'antica via medievale percorsa da pellegrini e di tutta Europa che portava da Canterbury a Roma, il cuore della cristianità. In Italia l'antica via Francigena attraversa 7 regioni: la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Toscana e infine il Lazio, e coinvolge 140 comuni. Ognuna di queste tappe comporta un 4-6 chilometri di cammino in media. Allora, perché proporre un cammino? Perché mi è venuta questa idea? Che tra l'altro è molto, se pensiamo al Cammino di Santiago, insomma, non è certo però mi faceva proprio piacere l'idea del cammino e del popolo della famiglia insieme, perché ha una grande valenza simbolica, perché la vita di ciascuno di noi è un cammino, perché camminare ci ricollega alle categorie dello spazio e del tempo, cadenzate dai nostri passi, un piede davanti all'altro e una tappa dopo l'altra. Per cui, appunto, ripeto, l'idea è il popolo della famiglia in cammino, anche perché in questi giorni si parla tanto d'ambiente e molto a sproposito. L'ambiente non è un concetto astratto, è il posto sul quale noi siamo, è il posto che ci è prossimo e che conosciamo perché lo percorriamo e inoltrandoci in esso lo possiamo conoscere e per cui imparare a rispettarlo. E a prenderlo in considerazione, cosa che spesso, anzi quasi mai facciamo. Allora, questa è l'idea di base, e che poi potrà essere meglio sviluppata. Io spero che tanti di voi siano interessati a questo fatto, anche perché poi non è che per forza chi aderisca a questa iniziativa se lo debba fare tutto. Fare una tappa, può fare 2 tappe, ne può fare 3, può fare tutto il cammino. È comunque appunto un'idea che va sviluppata e organizzata meglio. E poi vorrei fare anche un'altra considerazione che non c'entra niente con la via Francigena. È di questi giorni la depenalizzazione del suicidio assistito, no? Figura centrale di questa depenalizzazione è stato il suicidio assistito di DJ Fabo, d'accordo? Il quale non ha tollerato di essere in quelle condizioni e ha voluto essere portato in Svizzera per morire. Chi è che di voi si ricorda Ambrogio Fogar? C'è questa figura carismatica, no? Di DJ Fabo, che è andata a morire in Svizzera perché non tollerava più, non ce la faceva più la sua condizione di vita. Allora mi è venuta in mente, ma pensiamo ad un'altra figura forte che invece ha fatto tutt'altre scelte. Ambrogio Fogar, classe 1941, esploratore, spirito libero, viaggiatore, scrittore, veramente una persona fuori del comune. Lui è riuscito a sopravvivere 70 giorni nell'Oceano Pacifico, in seguito al naufragio della sua barca a vela, che era stata travolta da un'orca o qualcosa del genere. Perse 40 kg e riuscì a tornare a casa. Nel 1992, nel Turkmenistan, la sua jeep si è capovolta, cervicali rotte, midollo spezzato, tetraplegico. Aveva bisogno anche del respiratore per vivere. È vissuto 12 anni, dal 1992 al 2005, e con un cervello lucidissimo che andava a mille, e ha scritto, ha raccontato. Voglio dire, questa potrebbe essere una figura da proporre in antitesi a chi rinuncia alla sua lotta di vita.
Innanzitutto voglio ringraziare la Presidenza per quest'attimo che ci danno e di dire qualsiasi cosa, perché non viene trattato con loro il discorso che viene detto, e quindi questo è sintomo di libertà. Grazie. Mi presento, mi chiamo Diego Ciancetta e sono di Pescara. E io ho conosciuto PDF a gennaio 2018 e poi ho dato una mano nelle regionali in Abruzzo, e sappiamo purtroppo come è andata, non ci siamo presentati, e credo che sia anche tanta colpa singolarmente nostra, non solo colpa degli altri. E ho dato una mano alle europee presentandomi, portando il mio discreto risultato. Però sappiamo com'è andata, e io qui chiedo di sapere la disamina del risultato, cioè capire perché abbiamo fatto questa discesa dallo 0,8 allo 0,4-0,5. Perché? Lo chiedo perché, per avere più maggiori informazioni, nel senso che per capire gli errori che ci sono stati e non portarli nel territorio anche a livello singolarmente. Tutto quanto questo, naturalmente, come qualcuno sarà già detto, lo facciamo a livello di volontariato. Io già opero nel settore Caritas nella mia città, e quindi non è un problema questo. Però voglio dire, non tutti hanno la forza di poter resistere nel volontariato. Allora, una mia provocazione è quella di proporre alla Presidenza di nel futuro di valutare un'ipotesi di poter creare una possibilità di poter aiutare i territori in quota parte, magari, nelle elezioni particolarmente importanti, che possono essere la politica o le europee, magari forse qualche regionale, ma comunque questa è una provocazione. La Presidenza credo che sia indiscutibile, cioè queste chiacchiere di Mario, ci lascia, se ne va, lasciamo, è indiscutibile. Mario ha creato il PDF, Mario è il PDF, senza Mario il PDF non ci potrà esistere, per adesso, perché è l'unica persona che riesce a tenere il timone dritto, quindi su questo è indiscutibile. Per quanto riguarda il PDF nel futuro, certamente che nei comuni siamo importanti, regioni, però ecco, la cosa più importante è che dovremmo riuscire a entrare in Parlamento. Io nel PDF lo vedo come il terzo polo. Il PDF deve stare da solo, deve aggregare, punto. Noi, come ha detto Marco, siamo alla verità e dobbiamo smuovere le coscienze. Cioè la gente deve capire quello che siamo, devono ragionare con la coscienza, non con la testa, non con il cuore, ma con la coscienza. E noi piano piano ci arriveremo, perché tanti cattolici che stanno in politica negli altri partiti non sono veri cattolici, ma se cominciano a vederci e si uniscono, noi saremo veramente una terza forza. Alcune proposte, chiudo per essere velocissimo. Allora, per quanto riguarda nei comuni, io propongo, dove ci sono già i nostri, di proporre il baratto amministrativo. Ci sono tante famiglie, io sono nella Caritas, che hanno problemi nel pagare le bollette, nel pagare le tasse, la Soget, Equitalia, non ci sono aiuti, il comune non ti aiuta perché i soldi sono i suoi, che ti do i soldi e paga i soldi miei, e qui non ti aiuta. La Caritas parrocchiale non c'ha i soldi, la chiesa dice non c'ha i soldi, che fanno questi? Si incatenano, si ammazzano. Allora, ecco, in certi comuni dove ci siamo, proponiamo questo al sindaco, baratto amministrativo. Io ho 1.000 euro di debiti con la Soget, vengo a farmi una settimana, 10 giorni, un mese di lavoro, quello che è, stabilito in pagamenti, e sconto la mia multa, diciamo, il mio pagamento, la mia tassa che devo pagare. Questa è una proposta. La seconda proposta, come già tanti pure hanno detto, grazie Mirko, Nicola, grazie pure a Mirko che oggi non c'è, comunque ha fatto tanto anche nella nostra regione. Fabio ha detto, sta crescendo la classe dirigente, ma in mezzo a noi non riusciamo a trovare 5, 6, 7, 8 persone capaci di poterci dare una mano e dividere l'Italia in altrettante circoscrizioni, quindi viaggiare di meno, 2-3 regioni, dove questa persona spesso ci viene a incontrare, ci viene a aiutare, ci viene a consigliare, ci viene a darci una mano, mensilmente, ogni 2 mesi, ogni 15 giorni, perché secondo me questo adesso è importante, perché se vogliamo arrivare a fare le prossime politiche, che molto probabilmente saranno tra 3 anni, perché il governo penso che sarà difficile che possa cadere, noi dobbiamo cominciare a lavorare solo da adesso per arrivare ad avere una classe dirigente capace per potersi proporre a certi livelli. E concludo dicendo, e sono d'accordo su quello che ha detto Fabio, che abbiamo un'autostrada avanti, perché io sono convinto che nulla accade per caso. E questa proposta della Corte Costituzionale per noi è un vantaggio. È un vantaggio perché in questo momento sull'avvenire non è mai successo che negli ultimi pochi giorni usciamo più volte.
non è mai successo che la gente ci cominci a ascoltare di più. Quindi secondo me dobbiamo sfruttare il momento, perché questo è il momento buono del PDF. Vi ringrazio tutti per la partecipazione e dell'amicizia che ho costretto con 9 persone. Un abbraccio a tutti, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, molto rapidamente. Venerdì il Presidente... Sì, va bene. Venerdì il Presidente più di una volta ha detto: il PDF è un partito, ma non è un partito. Questa cosa mi è rimasta un po' in testa e successivamente mi è venuto da pensare a quello che dice Messori riguardo la Chiesa. Che la Chiesa è un et e non un out-out. Cioè è questo e anche questo. E non è un'alternativa, non è un bianco e nero. Per cui è spirituale, ma anche concreta, dogmatica, ma anche pastorale. E non è tassativamente o questo o questo. Il PDF un po' rientra in questa logica, un po' come, come la luce, che si comporta in maniera sia corpuscolare che ondulatoria. È materia o energia? Ambedue. Sia corpuscolare sia ondulatoria, c'è questa dualità del PDF, per cui ha una struttura politica, un radicamento, un'organizzazione che può essere migliorata, ma insomma c'è. Però è anche un movimento d'opinione, è anche un gruppo di influenza culturale, è anche un presidio ispirato a valori cristiani, a difesa dei principi non negoziabili. È l'uno o è l'altro? Tutte e due. E questo un pochino risolve quel dibattito interno per cui noi siamo partito o siamo un movimento. In realtà ci sono tutti e due gli elementi in questo, no? Secondo me questa idea spiega anche alcune cose. Spiega per esempio perché stiamo sulle palle un sacco di gente. Nel senso che siamo fastidiosi per la politica, perché non siamo esclusivamente solo partito politico, ma abbiamo un bagaglio valoriale, ideale, eccetera, che sfugge un pochino alle regole della politica. Questo però è un vantaggio, perché rende il PDF in qualche modo non acchiappabile. Noi non siamo, non rientriamo nelle categorie della politica e del potere, siamo meno ricattabili, in qualche modo sfuggenti, però siamo fastidiosi anche per buona parte del mondo cattolico, per esempio. E secondo me il sogno dell'amico Herman rimane un sogno, cioè quello di essere riconosciuti ufficialmente dalla gerarchia ecclesiastica. Secondo me, poi magari sbaglierò, ma è una cosa impossibile. Perché? Perché non siamo solo un movimento, e non siamo fondamentalmente un movimento religioso, un movimento ideale, un movimento spirituale. Gli altri fanno questo, ma in qualche modo vedono in noi anche la capacità di strutturazione politica, di stare nel dibattito politico, e questa cosa sicuramente un po' infastidisce anche loro, per cui questa caratteristica di dualità risulta un po' insopportabile per tanti, ma per noi è una grande risorsa. E questo spiega anche il problema dei fuoriusciti di cui si parlava nei giorni scorsi. È vero che molti sono usciti perché puntavano alla poltrona e non l'hanno avuta, ma forse molti sono usciti anche perché volevano o l'uno o l'altro, o il partito oppure il movimento. Avendo a che fare con tutte e due le facce della medaglia, non sono riusciti a reggere... Silvio. Sì, finisco. Viviamo questa cosa come risorsa, e io la richiesta che faccio alla Presidenza è che nella formazione prossima ventura, che è stata un pochino annunciata, teniamo presente questi due aspetti. Che non sia soltanto il focus puntato sulla struttura politica, ma anche sull'altro aspetto, che è proprio quello caratterizzante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera, grazie dell'accoglienza, siete stati stupendi. Allora, io sono qui per farvi una proposta a livello nazionale per contrastare un attimino il grande, bellissimo, affascinante Marco Cappato, che convince tutti perché è bello, è figo, parla con una sensualità incredibile, e io non sono bella come lui,
Sei più bella invece. Grazie. Però vi posso dire che l'unico modo purtroppo che abbiamo è quello di lavorare molto e organizzare una grande, grandissima manifestazione a livello nazionale che coinvolga tutte le famiglie di disabili, amici, parenti, OSS, operatori sociali che li accompagnano, parrocchie, e perché bisogna dire accappato, cioè con tanti cartelli, no, con slogan sulla vita. Allora, qualcosa del genere, tipo io valgo e sono amato, ogni costo è azzerato. Brava! La morte non libera, crea rimorso a vita, in chi resta. La morte non libera, crea rimorso a vita, in chi resta. Libertà è migliorare la qualità di vita, non toglierla. E per questo stamattina ho consegnato un documento con un progetto di legge sul reddito di serenità, che sulla base della grande idea geniale di Mario del reddito di maternità mi ha fatto lavorare da più di un anno, insomma, ormai questa cosa, e spero che si potrà realizzare e porterà lavoro ai disoccupati e tranquillità nelle famiglie e migliorerà la vita dei disabili e farà risparmiare lo Stato tanti, tanti, tanti soldini che voi non immaginate dove vanno a finire, in commissioni, con missioncine, cose varie. Ecco, io adesso spiegarvelo è un pochino complicato, insomma, spiegarvelo. Ve lo farò avere a tutti questo documento, sempre se Mario lo approverà, Nicola, e a posto, non vi rubo altro tempo, ho detto tutto. Grazie, grazie a voi di tutto, grazie. 5 minuti, allora, Fabio. Sì, velocissimo. Allora, innanzitutto io sono qui per, ero qui per portare delle riflessioni fatte al Consiglio regionale delle Marche, però queste cose sono state già ampiamente discusse, quindi non ne parlo, vado avanti. Ho una mia proposta programmatica che poi consegnerò a Nicola, però prima di tutto voglio fare una cosa, io devo chiedere scusa a voi, ai miei amici marchigiani e soprattutto a una persona che non so se è in sala, forse non lo vedo. Ah, è laggiù, Luca Marconi, che è un consigliere di maggioranza della Regione Marche, che è venuto ad ascoltarci. Diciamo che mi sono comportato non da cristiano, non da dirigente PDF e neanche da buon padrone di casa, tra virgolette padrone di casa. Quindi Luca, ti chiedo scusa. Adesso vado alla proposta. Allora, io propongo, cioè propongo, mi è venuta questa cosa in mente anche perché l'ho vissuta in prima persona e quindi ho avuto modo di conoscerla, di informarmi. Come proposta programmatica propongo la modifica dell'articolo 2,10 del decreto legislativo 69 del 13 marzo 88, che cita questa cosa qui, riguarda gli assegni al nucleo familiare. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Ciò significa che se una famiglia ha un reddito complessivo, mettiamo che il tetto, adesso non so quale sia il tetto massimo di assegni del nucleo familiare, però mettiamo 25.000 euro, con un reddito di 25.000 euro una famiglia che è formata da uno o due lavoratori dipendenti, quindi con un reddito complessivo da lavoro dipendente, prende l'assegno. Una che ha il 70% di reddito formato da lavoro dipendente, prende l'assegno. Una che ha più del 70%, cioè o comunque che non ha il 70% di reddito da lavoro dipendente, ma una parte superiore al 30%, diciamo, di reddito che viene dal reddito autonomo, non prende l'assegno al nucleo familiare. Allora, questa per me è una diseguaglianza e una discriminazione per una categoria di cittadini.
questa vuole essere una proposta di equità sociale, diciamo, perché un artigiano, un libero professionista, uno che ha una ditta individuale, chiaramente parlo di quelle piccole, quelle grandi, poi magari non hanno neanche bisogno dell'assegno nucleo familiare e non rientrano magari neanche nei canoni, ma ci sono tantissime imprese individuali in Italia. Ho provato a controllare online sul sito dell'Istat, mi pare, e mi dava 2.166.348 imprese individuali, che vanno da 0 a 9 dipendenti, ma vabbè, su questo poi dopo, nello specifico, non me l'hanno dato il numero. E ho provato anche a telefonare all'INPS, no, a telefonare, a scrivere una mail chiedendo delle domande precise in modo da capirci qualcosa di più. Le domande sono queste: io ho chiesto il numero totale delle famiglie che in Italia percepiscono gli assegni, quante di queste hanno reddito da lavoro dipendente al 100%, quante hanno reddito misto, lavoro dipendente e da lavoro autonomo, e quante domande sono state rigettate perché il 70% del reddito familiare non era da lavoro dipendente. L'INPS mi ha risposto, stranamente in tempi anche relativamente brevi, non ci credevo, però ha scaricato barile praticamente, mi ha detto: guarda, ti do il link, vattelo a cercare. E quel poco che sono riuscito a trovare, perché le risposte alle domande che volevo non c'erano, sono che gli assegni al nucleo familiare vanno a varie categorie, adesso non sto a citarle tutte, quelle diciamo che più ci interessano sono i lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori parasubordinati, quindi lavoratori a contratto di collaborazione o anche con partita IVA che lavorano presso un titolare, diciamo sempre quello, insomma, che non cambiano titolare, non cambiano posto di lavoro spesso, e iscritti a gestione separata INPS. Questi pagano i contributi all'INPS, i privati pagano i contributi all'INPS e i lavoratori autonomi pagano, perlomeno le imprese individuali pagano i contributi all'INPS. Quindi perché a parità di doveri non corrisponde anche una parità di diritti? Grazie. Che potrebbe sembrare anche brutale. Allora, noi quell'8,7% di gela o il 10% lo possiamo prendere in un'unica maniera: o sposiamo in maniera totale, e poi lo spiego perché, il quoziente familiare, o i voti non li prendiamo. In Italia ci sono 29 milioni di famiglie, no, 29 milioni, non 10. 10 milioni sono monoreddito, attualmente criminalizzati da un fisco criminoso che non tiene conto delle bocche da sfamare. Allora, in tutta Europa, Francia, Germania, Svezia, è applicato il quoziente familiare. In Germania lo chiamano split, lo chiamano diversamente, ma è la stessa cosa. Cioè si tiene conto delle bocche da sfamare. Io mi sono detto, i 5 Stelle, con una cosa contro natura, perché do i soldi a chi ha più di 18 anni o 20 anni e prendo 10 milioni di voti con una cosa contro natura, perché noi, con i figli che hanno 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni, non posso prendere quei voti. Li devo prendere e li prendo solo se vado in televisione, vado a qualunque parte e dico che voglio il quoziente familiare. Cioè tu non mi rubi i soldi, perché attualmente il monoreddito, se sono in due, gli sono rubati 4.000 euro di tasse. Rubati continuamente, se sono in tre o più ancora di più. I 10 milioni di monoreddito sono 5 milioni e 5 al sud e gli altri 3, 4, 5 ti danno il voto, perché capiscono che colpisci la pancia, però lo colpisci con una cosa giusta, sacrosanta, in cui tiene conto delle bocche da sfamare, va bene? Al contrario del 5 Stelle. Allora, se gli altri usano la pancia per una cosa negativa, perché non devo usarla per una cosa sacrosanta? Anche perché a quello che ha fame non gli puoi fare il discorso della famiglia, del valore, sono cazzate enormi. Il laico non fa mai il discorso della famiglia. Fa in modo che sia più conveniente allevare figli e avere figli e stare unito anziché dividersi. Se la legge è criminosa perché mi favorisce la separazione, perché ce l'abbiamo le esperienze tutti i giorni, che io mi separo perché pago meno tasse, è una legge criminosa. Nella stessa Danimarca, che non gli frega un cazzo del cristianesimo, gli frega niente, hanno messo dei blocchi al divorzio facile perché crea danni economici alla società. Allora noi puntiamo sul discorso economico, perché il laico, io sono stato entusiasta quando ho incontrato il popolo della famiglia, venivo dall'esperienza del foro delle famiglie, in cui dopo 30 anni di studi del fattore famiglia, tutte queste
tutte cose strane, si chiama quoziente. Significa che al bambino di 7 anni gli dici 7 diviso 4 è diverso da 7 diviso 1, il bambino di 7 anni dice sì, se no gli dici sei un coglione, giusto? Allora si chiama quoziente, in Francia lo chiamano... Ultima analisi, in Francia Macron, quel fighetto del cazzo, brutale, Macron, appena eletto, ha tentato di mettere in discussione il discorso del quoziente familiare. Se non sono incappettati a sangue, lo stesso relatore ha ritirato la relazione, giù le mani del quoziente familiare, perché è un fatto di giustizia, cioè bocche da sfamare. Fra l'altro questo argomento è molto più facile farlo capire al non credente che è credente, perché chiaramente il non credente dice tu sei monoreddito, ti stanno fregando 4.000 euro di tasse inutilmente, dice tu non hai tempi supplementari per recuperare, sei fregato, ti dà il voto per primo, non devi fare il discorso valore, non lo devi fare. Poi frato il laico non deve mai fare il discorso del valore della famiglia, deve fare una proposta di legge che includa al suo interno questo valore, basta. Allora se io, cioè, economicamente ti conviene stare uniti anziché separarti, il 90% stanno uniti, se economicamente ti conviene fare il figlio perché viene riconosciuto, ecco perché dico il reddito di maternità rientra in questo, perché automaticamente rientra nel nucleo familiare, e quindi se economicamente non sei danneggiato se fai figli, li fai, cioè elimini, almeno il laico elimina gli aborti per ragioni economiche, ed è quello, cioè solo questo deve fare il laico, poi prega, fa l'ora della donazione, però questo deve farlo, non è specifico delle altre. La stessa identica cosa ho ripreso stamattina all'intervento della libertà di educazione, che è un'altra cosa molto importante, un altro cappello importante, libertà di educazione, non voglio, diciamo, il sostegno, voglio il buono in mano a me, famiglia, io lo spendo dove cazzo mi pare, va bene, per i figli, se io devo comprare la macchina la compro dove decido io, allora col buono in mano, secondo gli standard, perché il figlio costa 8.000 euro all'anno, alle mie tasse, ai miei soldi, 8.000 euro mi costa, dammene 4.000, 5.000, lo mando dove mi pare, va bene? Allora i primi che lo mandano alle scuole in cui insegnano l'educazione, li imparano, sono i non credenti, i primi, ma io voglio solo quello, non mi devi parlare di valore, mi devi dare i soldi, non me li devi più prelevare, come nella famiglia, il fisco, se il fisco mi devi il reddito su 5 persone, entro 2 li sommi, dividi per 5, mi tassi il reddito fruibile, perché questa è la giustizia, non mi prelevi più soldi, poi con i soldi faccio quello che voglio, non voglio sostegni aggiuntivi, verranno dopo, il premio all'andatezza verrà dopo, però prima voglio la giustizia, perché la moralità della politica non è la misericordia di tutte le è la giustizia, voglio che ti tenga conto delle bocche da sfamare, finito.